Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi andremo a realizzare insieme la fogliolina Miriel. Questo è un piccolo tutorial, sono partita proprio dal modulo Miriel. Se vi siete persi appunto il modulo Miriel, ve lo linko qui nella id informazione e anche in descrizione di questo video. In quel tutorial è lunghissimo, perdonatemi, ma c'è un intro abbastanza lungo che potete tranquillamente skippare. E in quel video, oltre a mostrarvi in dettaglio come si realizza appunto il petalo, che è questo qui, abbiamo appunto realizzato quattro petali più l'incastonatura e poi vi ho spiegato come si unisce tutto per realizzare appunto il modulo Miriel. Ovviamente adesso non vi dimostro come si realizza il petalo, vi lascio appunto di riferimento questo video tutorial e da questo petalo possiamo tranquillamente trasformarlo in una piccola fogliolina ed eccola qua, io la trovo graziosissima ed è un semplice pendente che possiamo utilizzare o come pendente per un paio di orecchini o anche come pendente per una collana, perché no? Oppure potete tranquillamente spaziare con la vostra fantasia e farne l'uso che volete. Io lo trovo carinissimo, ho allungato un po' la lavorazione e il risultato mi piace davvero tanto. Questo tutorial potrei definirlo smaltimento di materiale creativo, perché se per caso avete nei vostri cassettini creativi due paisley o quattro paisley avanzati di un altro progetto, perché molte volte succede che realizziamo un progetto e poi ci avanzano due perline, quattro perline e non sappiamo che uso farne, possiamo appunto realizzare queste foglioline. Ce ne occorrono ovviamente due per fogliolina, quindi se vi avanzano quattro paisley potete tranquillamente realizzare due pendenti fogliolina Miriel e farne l'uso che volete. Io le ho utilizzate per questi orecchini, che li trovo davvero molto graziosi, leggeri e soprattutto estivi. Ho agganciato semplicemente le foglioline Miriel a questa perla da 6 mm con un chiodino e questo graziosissimo perno. Sono davvero leggerissimi e li trovo davvero molto simpatici. Niente, io vi lascio al tutorial. Ciao! Il materiale per realizzare una singola fogliolina Miriel è il seguente: due paisley. Appunto, io ho scelto in questa bellissima colorazione un Bicono Swarovski da 3 mm e poi come perline ho scelto le Delica della Miyuki, questa è la colorazione, le Rocaille 150 della Miyuki, Rocaille 110 sempre della Miyuki, queste qui sono le Colombine Cellion, le 534, e poi una sola colorazione di Rocaille della Toco, le 2107, appunto sempre 110. Queste sono precisamente le Silver Lined Milky Hot Pink. Vi lascio al tutorial. Iniziamo il tutorial. Per quanto riguarda il modulo, questo qui del petalo, vi rimando al tutorial del modulo Miriel, dove vi ho spiegato in dettaglio come si realizza appunto questo petalo. Adesso vi mostro l'estensione, come trasformare appunto questo petalo in una piccola fogliolina. Io, come potete ben vedere, fuoriesco esattamente dalla seconda delica, questa qui centrale. Inserite sul vostro ago questa sequenza. 7 Delica della Miyuki, una Rocaille 110, questa qui centrale della Toho, e 7 Delica della Miyuki. Portate il tutto alla fine del filo, ed eccole qua, e rientrate con l'ago esattamente dall'altro lato, sempre nella seconda Delica centrale, e tiro il filo. Adesso vi infilate con l'ago esattamente in questa perlina qui accanto, la delica. E risalite nella perlina accanto in questo modo. Tirate bene il filo. Adesso ripassate anche nella perlina Delica centrale e risalite in tutte queste delica. Risbuchiamo qui alla punta.
Adesso saltiamo la rocaille e rientro direttamente nella delica dell'altro lato. Stringo in questo modo. Ripasso anche nella delica sotto. Inserite una rocaille 15-0 sul vostro ago e rientrate in queste due delica dall'altro lato e tirate bene il filo. In questo modo la perlina, questa qui fucsia, deve appunto stare qui in punta. Adesso risalto nuovamente la perlina fucsia e ripasso in queste tre delica e tiro bene il filo. Adesso inserite una 15-0 sul vostro ago, saltate questa delica qui e rientrate nelle tre delica che vengono subito dopo, cioè in queste tre. Passate anche nella delica centrale e nella delica accanto e risalite andando verso l'alto in questa delica accanto. E ripassate nella seconda delica centrale. Adesso ripassiamo nuovamente in queste perline, ripassiamo anche in queste altre tre delica. Saltiamo sempre la rocaille fucsia. E rivado dall'altro lato. Ripasso nella delica la terza. A questo punto, rocaille 15-0 sul nostro ago, saltiamo la delica che viene subito dopo e ci rinfiliamo nelle tre delica che vengono subito dopo. Vedete? Riesco da questa, salto una delica e rientro nelle altre tre delica. E questo è il risultato al momento. Adesso riscendo nella delica, questa seconda centrale, nuovamente ripasso in questa delica qui accanto. E risalgo nella delica accanto, ripasso nella seconda centrale e a questo punto ripasso in due delica qui del lato, in solo due, una rocaille 15-0 sul nostro ago e mi infilo esattamente in questa delica qui. Mi infilo in questa delica. Poi inserite una rocaille della Miyuki 110 e mi rinfilo nella rocaille 150 centrale. Un'altra rocaille 110 della Miyuki e mi rinfilo in questa delica. Tiro bene, l'ultima 15 e mi rinfilo nelle due delica in questo punto. Tiro bene ed ecco qui che la rocaille si è posizionata in quello spazietto.
Adesso ripasso nella seconda elica centrale, ripasso un po' nella lavorazione, rieccomi, sono ripassata un po' all'interno della lavorazione e ho tagliato il filo in eccesso. Ed ecco qui la nostra fogliolina terminata. Ovviamente io la vedo benissimo come un bel pendente per un paio di orecchini, infatti adesso andremo a realizzare gli orecchini insieme, o anche come pendente per una collana, perché no? Oppure potete tranquillamente sperimentare e farne l'uso che volete. Io vi mostro ovviamente l'opzione che ho realizzato io, molto semplice e veloce, realizzando appunto un paio di orecchini, utilizzando appunto la fogliolina come pendente. In questo modo, aggiungendo semplicemente una perla, questa qui è in vetro da 6, e questo graziosissimo elemento, questo perno appunto per orecchini, in questo modo, e sono davvero molto graziosi all'orecchio. Oppure, come vi dicevo prima, potete tranquillamente utilizzarli come pendente per una collana. Basta aggiungere sempre l'anellino in questo piccolo foro e poi far passare la collanina, oppure anche una semplice collanina realizzata sempre con perline, tutte colorate, per andarle poi a impreziosire ulteriormente con questa piccola fogliolina. Adesso vado a realizzare l'altro orecchino, mi manca il perno, eccolo qua. Ovviamente potete anche aggiungere altre tipologie di perni, io qui ne ho tantissimi, potete aggiungere anche quello a pallina, poi ho quelli a forma di cuoricino, ho questi qui carinissimi con il cerchietto, sempre a perno. Poi che altro? Ne ho davvero tanti qui sul banco, quindi ho questi qui un po' allungati che anche li trovo carinissimi per questa fogliolina. Questi qui semicerchio. Questi qua che invece sono rettangolari, sempre un po' allungati. Poi ci sono quelli lì già tutti coi zirconcini. Oppure anche la semplice monachella, perché no? Tipo questo genere qui. Che è anche davvero molto carina. Io ovviamente vado ad utilizzare questa qui ed eccola qua, che la trovo davvero molto molto carina. Eccola qui, vedete, ha la farfallina sul retro, e vado semplicemente a collegare tutti gli elementi. Ed ecco qua, in questo modo. Ed ecco qui gli orecchini, fogliolina Miriel, non lo so come li vogliamo chiamare, terminati. Io lo trovo davvero molto molto carini. Spero che questo piccolo video tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino se vi va e ovviamente attivate la campanella. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao ciao a tutti!